Io avevo preparato un PowerPoint, ma questo perché anche nel pubblico più colto la civiltà babilonese, quella della Mesopotamia, Sumeria, Assiri, è poco familiare. E quindi avevo preparato delle diapositive con illustrazioni tratte dal materiale artistico che veniva da quella civiltà, che chiariva molto quello che sto dicendo. Purtroppo per dei pasticci organizzativi, equivoci che ci sono stati, nessuno ha colpa, sono cose che succedono, questo non si può fare. E quindi mi devo affidare alla vostra buona volontà e cercare di comunicare il meglio possibile ciò che in questi antichi testi e in questa antichissima documentazione ci trasmette. Vorrei cominciare con la dea Venere che si chiama Ishtar nella Babilonia, e voi sapete il pianeta Venere appare nei crepuscoli, cioè unisce la luce che viene prima del sorgere del sole, cioè quindi annuncia il sole che sta per sorgere, è l'astro più luminoso dopo la Luna, il pianeta Venere, quindi questa luce che annuncia il sole, oppure quando il sole è tramontato in altre occasioni si vede questa luce che sembra proprio la retroguardia della luce mentre calano le tenebre. Quindi il pianeta Venere è il pianeta che unisce gli opposti e la dea Venere, come dea dell'amore nella tradizione greca Afrodite, in quella romana come Venere, unisce gli opposti perché è la dea dell'erotismo, la dea dell'eros, della passione amorosa, e fa unire i due opposti, il maschile e il femminile. A Babilonia questo quadro è più completo, perché l'unione di opposti non è solo la sfera del sesso, cioè l'unione dei due sessi opposti, ma è l'unione di ciò che è contrapposto. Quindi anche il furore guerriero è una manifestazione della dea Ishtar, perché quando io sto in una zuffa, in un combattimento, e sono posseduto da un furore che mi porta contro il mio nemico, io mi unisco a lui, uccidendolo, aggredendolo, colpendolo. Questo è un concetto che è stato sviluppato al massimo in Giappone, per esempio l'Aikido, dove io controllo la forza dell'avversario portandola nell'ambito della mia persona e quindi arrivando ad una specie di unione che dovrebbe redimere l'avversario e fargli smettere la via della violenza. Questa sarebbe la filosofia dell'Aikido. Ma insomma, sorvoliamo su questo. La dea, quindi, questa dea Venere è rappresentata che tiene il controllo sulle belve, è rappresentata con un piede su una tigre oppure su un carro tirato da pantere. E chi sono queste pantere, questi felini, se non le brame ardenti? Qui c'avevo una bella immagine di Patton, il generale Patton, che diceva accettate le sfide per avere poi l'ebbrezza della vittoria. Questo era, ed è questo il concetto, questa è Ishtar in pieno, l'ebbrezza della vittoria. Prima il fratello Marco ha parlato dei satiri, ma siamo esattamente nello stesso ambito, cioè la danza che porta all'ebbrezza. Ishtar era considerata una grande prostituta. Negli inni a questa dea era proprio invocata come grande prostituta del cielo. Non c'era il cristianesimo, quindi certi concetti di moralità erano molto diversi dai nostri. E questo concetto di prostituta si lega a delle immagini di questa dea come luce che attira, che attira, infatti è rappresentata come un volto femminile alla finestra. Attenzione a questa finestra perché lo stipite superiore e quello inferiore sono poi la linea dell'orizzonte e la linea della notte che scende quando al crepuscolo appare il pianeta Venere. La rappresentazione è esattamente quella. È un occhio che sta nel cielo e noi abbiamo nei nostri templi un triangolo con un occhio dentro, e nel nostro rito poi abbiamo l'occhio di Horus, che è esattamente lo stesso concetto sviluppato e portato in alto. Ora, se noi parliamo dell'ebbrezza, l'ebbrezza, la dea è anche connessa alla produzione della birra, il mito che porta alla fabbricazione della birra, perché anche la birra dà l'ebbrezza, loro non avevano il vino in Mesopotamia, sì ce l'avevano ma di importazione, era una cosa molto secondaria.
all'ebbrezza. Ora, tutte queste ebbrezze nella neurofisiologia odierna sono messe sullo stesso piano dell'estasi mistica. Io adesso parlo di un campo di cui conosco poco, spero che non ci sia un neurochirurgo qui in sala perché sennò mi massacra. Però i processi, diciamo, che vengono scannerizzati, individuati e monitorati nel cervello, fra i neuroni e le sinapsi del cervello umano, sono gli stessi sia nell'estasi che nell'ebbrezza. Io rifiuto questo atteggiamento, non perché rifiuto quello che la scienza neurologica ha trovato, perché questo è vero, ma perché il principio è diverso. Il principio dell'estasi è un'irruzione del divino nell'umano, e questa irruzione del divino nell'umano ha lo stesso effetto l'effetto è lo stesso, ma la causa è diversa, quindi lo stesso effetto dell'inebriamento nel furore guerresco, nell'inebriamento nell'atto sessuale, l'inebriamento della intossicazione con gli alcol, eccetera eccetera. Tutto questo sempre nell'unione degli opposti, quindi usciamo dall'umano e portiamo all'unione con il divino, che quindi in questo senso è visto come altro da noi, in questo senso, perché non è altro da noi. E qui la Sogioli ha spiegato molto bene il sé trascendente, quindi, ma in questa dimensione appare come un altro da noi. E quindi anche in questo c'è la Dea, e questa figura femminile che noi troviamo in Mesopotamia poi naviga attraverso tutto l'Occidente, e noi la ritroviamo addirittura, tanto per fare un esempio particolarmente eclatante, nella Divina Commedia, dove c'è Beatrice, che è una figura femminile che guida Dante attraverso i cieli. E ancora di più, un'altra figura femminile porta Dante a vedere quello che è l'abisso di luce. L'abisso di luce, cioè la luce senza fine e senza inizio, che non ha nessun limite, totale, assoluto, che è la visione di Dio. La visione di Dio avviene attraverso intercessione di una figura femminile, che è la Vergine, cioè la famosa preghiera, no? Vergine madre, figlia del tuo figlio, bellissima nel 33 del Paradiso. Ora, questo per quanto riguarda la sfera di questa divinità femminile. Quindi noi potremmo considerare che l'estasi mistica, che avviene attraverso la macerazione di lunghe preghiere, lunghe veglie di preghiere, di digiuni, di rinunce, di clausura nel monastero, pensiamo all'estasi di Santa Teresa, la raffigurazione famosa del Bernini, io ce l'avevo qui, ma non ve la posso far vedere, dove si vede questa donna rapita con l'angelo che la trafigge con la freccia. Molti hanno voluto dare una visione freudiana di questa cosa, di simbolo, ma è un po' cosa da vedere in basso, mentre le cose sono molto più alte. E bene, ora, e questa è una via verso la felicità, è una via verso la felicità il momento in cui si rompe la barriera dell'uno dell'individuo, cioè si esce fuori dall'individuo, come io esco fuori dall'individuo durante una zuffa, durante un combattimento, come esco fuori dall'individuo nel momento in cui mi unisco sessualmente con una donna, come esco fuori dall'individuo nel momento in cui sono ebro, sono durante una danza frenetica che portano a questo stato di ebbrezza, la danza frenetica, i satiri famosi, no? Delle cose atellane, eccetera, c'è questa cosa, infatti erano curatori, poi erano e curavano anche i sacerdoti di Ishtar, curavano. E a questo proposito, i sacerdoti di Ishtar, guarda caso, erano maschi, ma vestivano da femmine, e drag queen, dice il Sibirio oggi, transessuali. Ma perché? Non perché erano dei viziosi, ma perché semplicemente univano i due opposti. E qual era il loro compito? Era quello di placare gli dèi attraverso il suono ossessivo del tamburo. E ritorniamo al ritmo ossessivo che porta all'estasi, che porta all'ebbrezza. E questo potrebbe essere già un messaggio molto forte che viene dall'antica Mesopotamia, ma io ne voglio portare un altro. Un altro che ha un aspetto molto più letterario. Noi abbiamo trovato fra le tavolette
Oh, qui devo fare, ricorro a mezzi di fortuna. Noi potremmo avere 4, 5, 6 copie di questo libro, no? Tutti uguali, perché sono state stampate uguali. Per catastrofi della storia, a uno rimane solo questa metà, di un altro rimane solo la metà superiore, di un altro rimane solo quest'angolo sotto. E questi pezzetti io li trovo in varie località. Questo è quello che succede con i testi antichi della Mesopotamia. Noi abbiamo frammenti dello stesso testo, trovati in luoghi diversi. Allora, il compito degli studiosi è unire questi frammenti e ricostruire il testo da tutti i frammenti. Non so se sono riuscito a spiegare questa cosa, è sempre una cosa un po' difficilmente digeribile, purtroppo, ma non è chiara. Sì. Oh, adesso uno di questi è un famoso poema che si chiama Voglio lodare il Signore della Sapienza, che è il dio Marduk. Chi è questo dio Marduk? Il dio Marduk è un dio guerriero ed è il dio di Babilonia ed è il dio che viene mandato da un dio ancora più alto, che è il dio delle acque sotterranee dolci, da cui scaturiscono il Tigre e l'Eufrate, poi, perché il dio della magia, il dio della sapienza. E Marduk combatte i demoni. Gli esorcisti, quando si avvicinano al letto del paziente, dicono: io sono Marduk, cioè prestano la propria persona al dio Marduk per scacciare i demoni che affliggono il paziente. Ora, questo poema, quando furono trovati i primi pezzi, dissero: ma questo è il libro di Giobbe, perché in questo poema, che si intitola Voglio lodare il Signore della Sapienza, che sarebbe appunto Marduk, c'è uno che dice: io non ho fatto nulla, sono pulito, non ho rispettato gli dèi, ho rispettato la famiglia, ho rispettato i miei doveri, eppure mi capita questo, mi muore il bestiame, i servi mi fanno le pernacchie quando mi giro, mia moglie va mi tradisce, tutti i figli mi mancano di rispetto, solo questo, cioè tutte le catastrofi del mondo, il campo non mi dà raccolti, sono venute le cavallette, perché si lamenta di tutto questo. E gli studiosi hanno detto: questo è Giobbe, il giusto sofferente, il libro della Bibbia, e questo lo conosciamo bene. Giobbe stava benissimo, aveva tutto, la famiglia andava bene, gli armenti prosperavano, i suoi campi davano abbondanti raccolti. Improvvisamente va tutto male, lui si ammala, è coperto di pustole. Erano dei bei quadri rinascimentali dove si vedeva Giobbe sofferente, ma pazienza, li vedremo. E si mette a parlare con degli amici suoi che gli dicono: ma sì, forse probabilmente tu hai mancato la purezza rituale in questo, o forse in quest'altro, forse in quest'altro, ma nessuno è convincente. E a un certo punto appare Dio che spiega a questi tre amici suoi, che non hanno capito nulla, gli dà istruzioni perché si purifichino, e ripristina Giobbe così come l'aveva buttato, aveva scatenato Satana perché infliggesse queste pene al povero Giobbe, e lo ripristina nello stato di benessere in cui stava prima. Questa è la storia di Giobbe. Giobbe è assolutamente innocente, non ha fatto nulla, è solo messo alla prova. Il discorso di Satana è questo, la tentazione di Satana, dice: ma Giobbe a Dio dice: ti è fedele perché tu lo fai prosperare, ti sarà fedele anche il momento in cui tu lo abbandoni, lo lasci nelle difficoltà. E beh, Giobbe dimostra che è fedele anche nelle avversità, rimane saldo al suo posto. Questo è un concetto fondamentale, che non è quello che ha detto il nostro gran maestro, dice che l'infelice non va a prendere. No, è diverso il concetto. Questo non è un infelice, lui è sempre legato al divino e si rende conto che è contingente la sventura, che lui non può capire il disegno divino, ma la sventura è contingente. Ora, hanno trovato in seguito altri pezzi di questo, di copie di qualcosa, e questi altri pezzi, gli ultimi li hanno trovati recentemente. Questo personaggio che si lamenta viene ripristinato come Giobbe nel suo stato di benessere precedente, come quello che aveva prima, però deve sottoporsi a delle purificazioni. Primo deve passare un'ordalia fluviale, cioè questa era
tipico della Mesopotamia, attraversare il fiume, non è il Tevere che è piccolino, questi fiumi, quelli lì, sono grossi. Il Tigri quando sta ad Assur ti porta via, cioè una cosa, fa paura veramente. Deve attraversare il fiume, se il fiume non lo travolge, allora vuol dire che è innocente. Però al contempo, attenzione a questo particolare, il fiume lo dichiara innocente, comunque lo purifica, perché quello qualcosa di sporco addosso ce l'ha, perché sennò non l'avrebbero accusato. E quindi il fiume lo dichiara innocente e lo purifica contestualmente. Questo personaggio, fatta questa purificazione, intraprende una processione attraverso le 12 porte del santuario del dio Marduk a Babilonia. Quindi evidentemente uno stato di impurità rituale in lui c'era, di impurità di qualche genere. Ma accanto a questo abbiamo trovato un altro testo ancora che si chiama la Teodicea babilonese, dove c'è un personaggio che dice: ma perché a me succedono tutti i guai, mi va tutto male e io sono pio, sono religioso, rispetto tutto. E quello lì c'è il confronto, mentre in quell'altro il confronto non c'era, qui c'è il confronto. Quell'altro lì che è un mascalzone, che fa questo, che fa quell'altro, è pieno di soldi, c'ha, tutto gli va bene, c'ha vacche dell'abbondanza, grano che non finisce più, è rispettato, va a corte, il re lo gli vuole bene, eccetera, eccetera. E questa è la Teodicea babilonese. E anche in questa c'è poi, la cosa curiosa è che questo tizio si chiama Esangil Kinam Ubi, che vuol dire il santuario di Marduk lo purifica, che è la vicenda di quell'altro dell'Udru, no? Che viene purificato attraverso le processioni nelle 12 porte del santuario. Quindi è singolare il fatto che il nome di questo sia, i nomi degli antichi sono come quelli italiani, di tipo Dio Tallevi, Salvi Dio, eccetera, che sono frasi che vengono usate come nomi. E il nome di questo era il santuario Esangila rende puro il giusto. Ora, cos'è che unisce questi due personaggi? Cos'è? E perché questi due personaggi sono così simili a Giobbe, anche se poi vediamo che Giobbe è assolutamente pulito, mentre invece loro qualcosa c'hanno, perché sennò non sarebbe stato necessario un rituale di purificazione. Qual è la loro colpa? Qual è il loro peccato? Cos'è che non va in loro? Quello che non va in loro è il non essersi, e qui andiamo molto vicini all'Islam come concezione, cioè non si sono abbandonati al volere divino, non hanno rispettato, non hanno innanzitutto capito che il volere divino è imperscrutabile, e secondo non si sono abbandonati ad esso, non si sono arresi ad esso. Addirittura nell'Islam c'è il concetto di abbandonarsi al volere divino. E guarda caso che questa base dell'Islam, e qui torniamo ai satiri danzanti che diceva prima Marco, porta poi a forme di misticismo come i dervisci di Konya che girano nella danza, che non è una danza da imprezza, perché è una danza lenta e calibrata, quindi che è una forma di misticismo, e quindi attraverso la danza si arriva all'estasi mistica. E qui ci ricolleghiamo all'esperienza della dea Ishtar, dell'estasi che avviene attraverso la danza, attraverso una forma, diciamo così, di ebbrezza. Quindi la loro colpa è stata fondamentalmente questa, di non aver avuto fede, fiducia, non aver riconosciuto l'imperscrutabilità del volere divino, e di non essersi abbandonati ad esso, di non aver accettato quello per quello che è. Gli antichi avevano un termine, gli antichi babilonesi, che è Ilanu, che è formato da Ilu, che vuol dire Dio, e Anu, che è la stessa cosa che abbiamo pure in italiano, Roma, romano, Italia, italiano, questo Anu qui, che vuol dire, no, romano di Roma, è uno di Roma, italiano è uno dell'Italia. Loro hanno Ilu, che è Dio, e Ilanu, che è quello del Dio, cioè colui
che è legato al proprio Dio, che c'è, quindi Ilalù è colui che ha un rapporto con Dio. Ora, questo Dio qui non è, dobbiamo dimenticare il monoteismo abramico, che è lo stesso del cristianesimo e dell'Islam. Questo Dio qui è il daimon dei greci, è il demone buono, sono i lari penati della religione romana, cioè quegli spiriti, i lars che difendono la persona. I lars sono spiriti degli antenati, ma insomma sono delle entità non corporee che proteggono la persona, che difendono la persona. Questo è l'eudaimon. E quindi chi è veramente Ilanu? Ilanu è colui che ha fortuna, è colui i cui armenti si moltiplicano, è colui che ha grandi raccolti, oppure è colui che realmente resta unito al suo Dio, resta unito al suo Dio attraverso la preghiera, attraverso la purificazione rituale, attraverso le pratiche del culto e quindi soprattutto quelle del sacrificio. Io mi fermo qui, mi viene tutta più corta perché naturalmente non avendo le immagini da spiegare è Va tutto più bene. corto purtroppo, ma questo sarebbe il mio intervento.